importanti anche Juve-Inter, tradizionalmente una gara molto importante. Vediamo come sono andate le cose. Ci porta al Delle Alpi Gianni Anelli, 60.000 spettatori presenti. Nella Juve squalificato Ferrara, gioca regolarmente Montero, Lippi accanto a Vieri schiera Zamorano, Recoba parte in panchina, tranquillo Lippi e tranquillo Ancelotti. Comincia di gran carriera la Juve, ma all'ottavo c'è un episodio importante, sbaglia Montero, ne approfitta Zamorano, fila verso la porta, esce Van der Sar, lo atterra, forse dentro, forse fuori, sarebbe da espulsione l'intervento del portiere, punizione dal limite, semplice cartellino giallo per il portiere. Non sortisce effetti la punizione di Panucci, l'Inter che aveva cominciato molto raccolta avanza un po' il raggio della propria azione, c'è maggiore spazio a disposizione della Juve che ne approfitta subito, va Zidane in profondità, il tocco è a favore di Del Piero che entra in area di rigore, chiude bene stavolta Fresi, ma qualche attimo dopo ancora la Juve si propone pericolosamente in avanti, la combinazione è stavolta tra Del Piero che trova spazio sulla sinistra e Inzaghi, intervento vincente di Pippo Inzaghi e Juve in vantaggio, è il 20° del primo tempo, 7° suggello in campionato per Pippo Inzaghi, bellissimo il suggerimento di Del Piero per Inzaghi che anticipa tutti, stavolta chiude in ritardo Fresi e il gol della Juve. Juve che continua a giocare molto bene, fila via sulla sinistra, Inzaghi, il tocco è a favore di Del Piero, il suo tiro che finisce fuori di pochissimo. Inter che stenta molto a controllare il gioco, soprattutto a centrocampo, ancora la Juve, il tocco in profondità e ancora per Inzaghi, Peruzzi in due tempi riesce a controllare. Poi nel finale del tempo si scuote un po' la formazione interista, combinazione tra Vieri, Zamorano, Vieri a due passi da Van der Sar, spara sul portiere. Ancora Inter in avanti con il lungo lancio di Georg Gattos, buono il controllo da parte di Zamorano, arriva di gran carriera Vieri, sbagliatissima la sua conclusione. In chiusura del primo tempo prova su calcio di punizione Georg Gattos, il suo sinistro è abbastanza efficace ma finisce fuori di pochissimo. Si va al riposo sull'1-0 a favore dei bianconeri. Nella ripresa c'è Recoba al posto di Coe. E proprio Recoba si mette subito in buona evidenza, converge da sinistra, tocca per Zanetti, battuta con il destro sul fondo di pochissimo. Ancora in azione poi Recoba, dopo una prolungata azione interista, ecco il pallone per Recoba e il suo sinistro a fondo campo. Al quarto d'ora viene pescato in posizione regolare Vieri, fila verso la porta, esce Van der Sar, respinge, poi il portiere va fuori area, Zamorano respinge ancora il portiere, i giocatori dell'Inter fanno cenno all'arbitro che c'è stato fallo di mano, si consulta con il guardalinee, doppia ammonizione e espulsione. Anche qui dirà Longhi, ma francamente non sembrava che ci fossero gli estremi per questo provvedimento in questo caso. Entra Rampulla, esce Del Piero, nell'Inter fuori Di Biagio, dentro Dabò, poi anche Roberto Baggio. Ma incredibilmente la Juventus a essere più pericolosa, anche se attacca l'Inter. Qui c'è un palo di Davids, poi sugli sviluppi dell'azione fallo dello stesso Davids. Attacca naturalmente l'Inter, ma non c'è assolutamente lavoro per Rampulla. Entra nella Juve anche Kovacic. Proprio Kovacic scambia con Birindelli, tocco al centro dello stesso Birindelli, Kovacic alto di poco, poi fino al termine attacca a testa bassa l'Inter ma senza nessun frutto, qui la conclusione di Recoba, alla fine dopo 5 minuti di recupero c'è il fischio finale, esulta la Juve, esulta l'allenatore e per questo vittoria la Juventus raggiunge in classifica la Lazio al comando a quota 28, vediamo appunto la classifica, Lazio-Juventus al comando a quota 28, resta ferma a quota 25 la Roma, poi il Parma che sale a 24, accoppiata Milan-Inter a quota 23, poi il gruppone a quota 17, Bologna, Bari, Fiorentina, Perugia, Lecce, segue l'Udinese, poi via via tutte le altre con il Cagliari a chiudere a quota